Le fonti Instant Focus, eccoci al nostro approfondimento della giornata, un approfondimento che vedrà in primo piano la situazione politica relativamente però a questioni che si stanno discutendo, questioni importantissime economiche che ci faranno ragionare sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per esempio, quindi sui fondi che l'Europa ha messo a disposizione dei Paesi membri e quindi in primis il nostro per attuare delle riforme che possano rendere ovviamente il paese sempre più efficiente. L'Italia si è fatta trovare pronta nella presentazione del progetto, meno rispetto all'attuazione appunto di alcune riforme che devono essere necessariamente portate a termine. Ieri Draghi ha strigliato i partiti, ci arriveremo, ma insomma ci sono diversi temi che all'interno della maggioranza rischiano di dividere in più parti, in più pezzi il nostro esecutivo, che è di fatto composto da tante anime che si sono trovate abbastanza d'accordo, uso questo abbastanza, nell'ultimo periodo caratterizzato da crisi come quella del Covid e poi la guerra, ma che adesso è evidente stanno un po' ritornando sulle loro strade e queste strade rischiano appunto di dividere poi gli intenti e questo non è un bene per il governo e per il paese. Cercheremo di ragionare un po' su tutto questo. Io saluto Giancarlo Pagliarini, economista, già ministro del bilancio e della programmazione economica, accademico. Ciao Giancarlo, ben trovato, è sempre un piacere averti dei nostri. Quella salve, buongiorno a tutti. Ho preso nota di quello che dicevi sulle loro strade. La strada dei partiti, purtroppo, è una sola e si chiama voto. Cioè, loro non ragionano sulle cose da fare, ragionano sui voti da prendere o sui voti da non perdere. Ecco, quindi Draghi ha fatto benissimo da applausi a chiamarli ieri e a dire: ragazzi, vabbè che siete in campagna elettorale permanente, ma basta, guardate che state combinando troppi danni. Questa legge qua sulla concorrenza, che è l'ABC dell'economia, no? Quando c'è concorrenza c'è efficienza, no? Quindi, ragazzi, piantatela e questa roba qui deve passare entro la fine del mese. Assolutamente. Allora, è un ultimatum, è stato un ultimatum, tanto per citare anche la scritta che vediamo in sovraimpressione, quello di ieri di Draghi, che peraltro ha messo un po' in subbuglio tutti per un istante perché ha convocato all'ultimo momento questo Consiglio dei Ministri, che poi è durato pochissimo e quindi non si sapeva dove volesse andare a parare, poi è stato, diciamo, un modo per riportare all'ordine i suoi, appunto. Ma è un ultimatum, a tuo parere? Sì, un ultimatum perché aveva visto che alla mattina i capigruppo di Lega e Forza Italia avevano ancora detto: qui non riusciamo a metterci d'accordo sulla storia lì di quelli che gestiscono le spiagge, eccetera. E quindi hanno fatto un comunicato. E allora buon Draghi ha detto: adesso basta. Li ha chiamati, se non sbaglio, mi hanno detto è durata 8 minuti, no? Il Sì, Consiglio dei Ministri. guarda, In 10 minuti a pratica. dir tanto, 10 minuti a dir tanto è durata. Beh, forse come dici tu serviva proprio questo. Peraltro qualcuno stamattina, tipo Salvini, allora facciamo ancora un piccolo passo indietro. Draghi ha detto dobbiamo accelerare perché dobbiamo chiudere le riforme, altrimenti è a rischio il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, cioè i fondi del Recovery Fund rischiano di andare, non dico dove, insomma, però di essere buttati via. E dopo torniamo su questo aspetto della lentezza anche poi di mettere a punto riforme che servono all'Italia da tanto tempo. Draghi cosa ha detto? Dobbiamo accelerare a costo di fare ricorso alla fiducia, appunto, su questo provvedimento che è per le concessioni balneari, giusto per fare un piccolo riepilogo e ripasso, peraltro di cui se ne sta discutendo da mesi, quindi stendiamo un velo pietoso. Però Giancarlo, appunto, stamattina per esempio Salvini ha detto: no, 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 ce la faremo, la discussione è a buon punto, non ricorreremo nemmeno alla fiducia. Beh, ma però ci voleva Draghi a riportare all'ordine tutti, perché poi fino a ieri non si è più parlato di questo argomento. No, appunto, dicevano che non si mettevano d'accordo. Questa è una legge di 32 articoli, proprio, legge sulla concorrenza. La concorrenza, l'ho detto prima e lo ripeto, è l'ABC di un'economia che funziona, no? Perché è chiaro che se tu in Italia hai un solo fabbricante di scarpe, faccio un esempio banale, avremo scarpe bruttissime e costeranno tantissimo. Se Certo. invece hai tanti fabbricanti di scarpe, avremo scarpe bellissime e costeranno poco.
è evidente, è l'ABC di tutto, santo cielo, no? Quindi questa benedetta legge sulla concorrenza, che avremmo dovuto averla già da 50 anni, santo cielo, no? Cioè è proprio è più che l'inizio. Invece la bloccano per mille cose, e in particolare adesso per questa roba delle spiagge. Ma ci vuol poco mettersi d'accordo. Ricordiamo che appunto la riforma della concorrenza, che è congelata da mesi in commissione appunto industria al Senato, è uno dei pilastri del PNRR. E Giancarlo, non possiamo neanche prendere come alibi la guerra, no? Perché appunto non è per quello che si è rallentato l'iter, è per la caccia al voto. Cioè, voglio dire, lì ci sono tante imprese, c'è tanta gente che lavora, e quindi uno dice: io vi proteggo, vi aiuto, vi faccio tenere la possibilità di gestire, eccetera, quindi non metto a gara quel pezzo di spiaggia lì, perché il discorso qui è che devono essere messe a gara dal 30 gennaio del 2023. È il problema. No, se uno ha fatto degli investimenti, ha dei danni, eccetera, si interviene, lo si aiuta, gli si danno i quattrini. È la stessa roba dei tassisti, giusto per dirne un'altra, no? Dove non c'è lì dentro, ma i tassisti hanno la stessa pazienza, comprano le licenze. Tu, dimmi tu se la licenza te la dà a te, persona fisica, vai lì, fai vedere che sei bravo a guidare, ti do la licenza. No, in Italia i tassisti comprano le licenze, per loro è come la pensione, è come il TFR, no? Certo. E siccome i voti dei tassisti sono voti, anche questa roba qui non la sistemano. Ci sono mille cose in Italia che non funzionano, perché purtroppo si corre dietro al voto, al bio voto, e invece non si pensa alle cose che dovrebbero servire per un paese organizzato anche culturalmente in maniera ovvia, banale, semplice. Okay. No? Sì, Dio voto o Dea poltrona, possiamo chiamarlo in entrambi i modi, tanto per utilizzare entrambi i generi, che quasi sa mai nella vita. Allora, scherzo ovviamente, una battuta. No, è la verità purtroppo. Guarda, io non mi piace fare polemiche, santo cielo, ma ricordatevelo bene, l'Italia va male perché purtroppo la cultura della politica è quella lì, essere rieletti. La politica è vista come un mestiere, invece uno per mestiere dovrebbe lavorare, e poi per una parte della tua vita tu ti metti anche a disposizione della collettività se sei bravo, generoso e gentile, ma non deve essere un mestiere, non è una professione. Però invece se è una professione, se non hai voti perdi il tuo lavoro, perdere il lavoro è una sciagura, quindi tutto il resto passa da un'altra parte, l'obiettivo è avere i voti. Quindi Pimpin Cavallini, io voto per la concorrenza, e poi quelli che si arrabbiano non mi votano più, e allora vado contro la concorrenza. Come faccio ad andare contro la concorrenza? Dico che questo obbligo di fare le gare non scatta dal 1 gennaio del 2023, ma scatta forse dal 1 gennaio del 2033, perché questa era l'idea, no? Poi nel 33 dicevano no, facciamo il 43 perché 2-3 di fila portano fortuna, non so. Cioè, ricordatevelo bene, questo purtroppo è il problema della politica italiana. Si pensa al dio voto e non alle cose da fare per far funzionare bene il sistema paese, santo cielo. Certo. Allora, ma tanto per rispondere subito al titolo che vediamo, allora abbiamo detto sì, Draghi un ultimatum, fondamentalmente l'abbiamo potuto leggere così, leggere così la sua incursione ieri nello scenario politico con questo CDM improvviso. Ma possiamo parlare di un inizio di crisi di governo e di elezioni anticipate, nel senso che tu prima hai detto una cosa che sappiamo bene tutti, Giancarlo, cioè i partiti sono in campagna elettorale perenne. È chiaro che però questo periodo ha portato un po' a una differenza, no, di visione della politica, proprio perché c'è stato il Covid, quindi comunque i partiti si sono trovati più uniti, se vogliamo utilizzare questa espressione, nel combattere l'emergenza, per risolvere l'emergenza sanitaria.
sanitaria, poi c'è stata la guerra, insomma in realtà adesso sembra quasi che tutto sia messo da parte, sia stato messo da parte per rincorrere invece i singoli temi che riaprono e riaccendono la campagna elettorale, fermo restando che in questo momento siamo veramente in campagna elettorale perché il 12 giugno si vota per le amministrative, c'è anche il referendum sulla giustizia, però appunto è un inizio di crisi di governo a tuo parere o c'è sempre o invece la crisi di governo risale a un po' di tempo fa? Cioè la crisi culturale c'è vabbè, quella sì. Però la crisi vera secondo me non verrà fuori perché se è chiaro che se questi qui non si mettono d'accordo su un testo, Draghi giustamente dice bene, chiedo la fiducia. Allora lì cosa succede? Che la fiducia gliela dai, perché se non gli dai la fiducia cade il governo, si va alle elezioni, molti tornano a casa, a parte che sarebbe veramente una follia assoluta in questo momento. Comunque la fiducia gliela daranno di corsa perché così continuano a restare lì finché non finisce la legislatura. Il 12 di giugno vedrai, non andrà a votare quasi nessuno, la gente ne ha le scatole piene. Prima dicevi che con il Covid litigavano poco, ma anche col Covid c'era lì quelli che dicevano non bisogna fare iniezione, bisogna farle eccetera, ma non era una cosa sentita e pensata, era per avere i voti, no? Era anche lì, io mi ricordo ai tempi di Roma, dare niente, lasciamo perdere, ai tempi che ero lì al governo, proprio la discussione era sempre sui voti, non era sulle cose da fare. E io quando continuavo a dire bisogna fare la riforma federale, non è che mi dicevano è giusto o è sbagliata, mi dicevano ci porta voti o no, forse non ci porta voti, ci porta più voti se facciamo un'altra roba. E beh, quello che ha fatto Salvini, anche Salvini è un maestro nell'avere i voti, no? Adesso ha detto ma che riforma federale, apriamo, diventiamo partito nazionale perché così ho più voti. Certo, non so da dirvi, proprio purtroppo è una malattia del sistema paese, ecco, fa parte della cultura, è prassi ed è dal mio punto di vista è una tragedia, ma è per questo che tutte queste cose sì. Per leggerle, per capirle, bisogna partire da questo punto di vista. Pensano davvero che è necessario non fare le gare, oppure lo fanno perché non vogliono perdere dei voti? Ma c'è ragione in questo modo. Sì, Draghi insomma ha perso un po' la pazienza ieri, no? È parso, addirittura alcuni giornali insomma hanno titolato o acceleriamo o facciamo quello che dobbiamo, peraltro ha ricordato che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è uno degli obiettivi di questo esecutivo, come dire, se no io cosa ci sto a fare, cosa ci stiamo a fare qui se disattendiamo, no, quello che abbiamo detto, e verrebbe da dire meno male che si sentono queste parole, ora al di là del fatto che dobbiamo capire se riusciremo appunto a sostenere questa sfida. Ma Draghi, insomma, qualche giornale oggi ha titolato addirittura o facciamo o lascio. Pensi che potrebbe lasciare Draghi a questo punto della legislatura? Assolutamente sì, io lo capisco al 1000 per 1000. Lui ha fatto benissimo a fare quello che ha fatto ieri, a dire in pratica ragazzi, ovviamente che dai basta, no? Altrimenti, giustamente dice, se continuate a fare le vostre liti tra di voi, finalizzate non a fare una cosa o l'altra, ma ad avere i voti, e beh, vedete ora voi, io ho parlato. In questo caso però sarebbe subito, c'è più il governo, c'è la elezione, non riceviamo i quattrini che ci presta sì. l'Europa, e quindi succede un disastro, ci troviamo dai fuori dall'euro, e a questo punto, lo ripeto sempre, quelli che bevono il caffè lo bevono alle 9 del mattino perché costerà solo 1 milione di lire, perché se il caffè lo prendi alle 3 del pomeriggio costerà 1,5 milioni. Cioè con l'economia che abbiamo, conciati come siamo conciati, con i debiti che abbiamo, se non c'è l'euro, ecco un'altra roba, si parla di voti, ma ti rendi conto che c'è un partito addirittura che si chiama cos'è, Italexit, una roba del genere? Sì, 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 certo, di Paragone, ex Movimento 5 Stelle, di Gianluigi Paragone, ex Movimento 5 Stelle. Che prima era il direttore della Padania della Lega, attenzione, no? Però uno ha fatto dice un po' così, di giri effettivamente, sì. Ma uno che dice una roba del genere è talmente folle che è evidente che lo dice per avere i voti, no? Perché non puoi dire seriamente una roba del genere.
ci rendiamo conto? Cioè, in Italia per pagare gli stipendi ai dipendenti ha bisogno che qualcuno gli presti dei quattrini. Se siamo dentro l'euro, ce li prestano a tassi abbastanza ragionevoli per il momento. È chiaro che se non siamo dentro l'euro, uno deve prestare dei soldi all'Italia, ho capito, te li presto, però mi dai il 27% di interesse. Certo, c'è l'interesse in più per il cambio di valuta, certamente. Ma ci rendiamo conto, santo cielo, quindi uno normale non può dire una roba del genere, a meno che non lo dica per un obiettivo ben preciso, cioè non usciremo di certo, però intanto io facendo così mi prendo un po' di voti. Ok, sì, poi questo tema dell'uscita dall'euro è stata dibattuta per tanto tempo, poi adesso in realtà diciamo che tanti partiti hanno cavalcato un po' questa ondata quando c'erano malumori legati proprio all'economia e quindi si dava colpa all'euro per le conseguenze, però insomma l'economia tu l'hai definita conciata, pensi che davvero, vabbè, ovviamente sappiamo poi il problema atavico dell'Italia, il debito pubblico altissimo che peraltro è aumentato ulteriormente ed è ovvio in un contesto come quello attuale non possiamo sperare che diminuisca, ma siamo davvero così conciati, Giancarlo? Beh, un momento, calma. Noi abbiamo fior di imprenditori sia al nord che al sud, sia ben chiaro. Abbiamo il sistema paese che non funziona, e questo il disastro, e non funziona culturalmente. Ti faccio subito un esempio. Sì. È presente il 22 ottobre 2017. 22 ottobre 2017 è successo che è stato fatto un referendum. Sì. In Veneto per l'autonomia, referendum, sì. Okay. Legalissimo, proprio previsto dalla Costituzione, eccetera. Quando i cittadini votano in un paese normale, nel giro di una settimana il risultato del voto finisce in gazzetta ufficiale, è evidente, perché i titolari della sovranità sono i cittadini. Sono passati più di 4 anni, di quel referendum non ne parla più nessuno, perché evidentemente hanno detto: mi porta voti o non mi porta voti? Non mi porta voti, allora non ne parlo più. Invece lì i cittadini hanno detto: niente di straordinario, come prevede la Costituzione, chiedono di avere un pochino più di autonomia. È chiaro che i problemi della Lombardia o del Veneto, i soggetti residenti li conoscono 1000 volte meglio del Parlamento di Roma, no? È evidente. Voglio dire, un siciliano cosa ne sa dei problemi di Venezia, e viceversa cosa ne sa uno di Venezia dei problemi di Palermo? È chiaro che ci vuole più autonomia e ci vuole meno cultura centralista, ecco, ma è evidente, no? Certo. Purtroppo niente, è tutto bloccato anche lì. Io non so da dire. Ci ho detto, però, quello che dicevi tu, no, noi abbiamo fior di imprenditori che lavorano dentro un sistema paese che però è. Beh sì, che però vorrebbero insomma in questo momento avere anche delle risposte. Senti, Italia, Europa e PNRR, vabbè, abbiamo parlato già del PNRR, io volutamente, guarda, avevo scritto una sfida disattesa e avevo messo un punto di domanda, in realtà l'ho tolto. Perché secondo me un po' disattesa lo è già, nel senso che poi vedremo cosa succederà, però ci siamo fatti trovare, credo, un po' impreparati, no? Perché siamo arrivati all'ultimo momento, Giancarlo, cioè anche che ha dovuto mettere un po' di pressione, perché non sarebbe dovuto andare così, anche perché la portata del provvedimento e la portata dei fondi, non tutti peraltro a fondo perduto, scusate la ripetizione, ma la maggior parte a prestito, come dire, la portata è enorme. Giancarlo, quindi sei d'accordo nell'aver tolto il punto interrogativo o ancora possiamo mettercelo? Domanda numero uno. E poi, insomma, l'Europa in questo contesto come si sta comportando a tuo parere? L'Europa come istituzione nel contesto economico globale, politico globale? Ecco, queste due domande per te. Sì, no, è stato benissimo togliere il punto di domanda perché grazie a Draghi, ripeto, grazie a Draghi, cerchiamo di rispettare i termini che ci siamo dati. Dovevamo averli già risolti più di un anno fa. Questa legge sulla concorrenza non è mica di questi giorni, è mesi che è così. Io prima ho detto che avremmo dovuto averla già 50 anni fa, perché c'è anche il discorso della contro quelli che sono troppo quelli che non consentono la concorrenza. Quindi il punto di domanda è stato bene a toglierlo, e io sono abbastanza sicuro che riusciremo ad andare avanti,
ma a costo di fare gli aspetti partiti, di chiamare i ministri e di dire: ragazzi, per favore dite ai vostri partiti che non si può, chiedo la fiducia, buonanotte, e poi o mi date la fiducia e si va avanti, o non mi date la fiducia, il governo perde e buonanotte, senatori. Quanto all'Europa, dovrebbe essere organizzata meglio, però grazie al cielo che c'è l'Europa, come dicevo prima, perché per il debito che abbiamo noi oggi, noi paghiamo circa 200 milioni al giorno, ripeto, al giorno di interessi passivi. Non so se ci rendiamo conto. Quando uno fa una cosa grande e dice: ah, bene, abbiamo stanziato 100 milioni per quella roba lì, non si rende conto che 100 milioni equivalgono a 12 ore. Cioè, faccio partire l'orologio adesso, tra 12 ore ecco che ho pagato 100 milioni di interessi passivi. Certo. Quindi è chiaro che bisognerebbe non aumentare questo debito, però adesso con il Covid e con la guerra che c'è non possiamo fare altro. Però lì giustamente Draghi ha detto che c'è il debito buono e il debito cattivo. Certo. Cioè, se io faccio debito per finanziare, scusate se dico le parolacce, il reddito di cittadinanza, che è una parolaccia, è chiaro che mi aumenta il debito, lo pagheranno i miei nipoti, li pagheranno quelli che non sono ancora nati, per lasciare gente, dai, diciamo, ma sai, il reddito di cittadinanza siamo sempre lì, è un po' collegato al discorso del sistema paese che facevi, no? Il provvedimento in sé è cosa buona e giusta per aiutare le persone, però se in Italia abbiamo stipendi bassissimi che non crescono dagli anni 80, abbiamo un reddito di cittadinanza che ci dà gli stessi soldi senza lavorare, è ovvio che poi si crea un cortocircuito, no, Giancarlo? E quello parte tutto da come è improntato il paese e dal welfare del paese, e il nostro, insomma, è abbastanza sempre precario, sempre un po' sul filo. Ma anche quello, dai, se ci pensi bene, l'hanno fatto per avere i voti. Non l'hanno fatto perché hanno ragionato su cosa fare per intervenire, per aiutare quelli che non riescono a lavorare o non riescono a trovare un lavoro. L'hanno fatto per avere voti, semplicemente. E tra l'altro, no, qui da noi non c'è veramente il controllo sui numeri. Hanno fatto, ogni giorno trovano qualcuno che prende residenza senza averne diritto, così come imprese che lavorano sul 110% e compagnia bella. Purtroppo questa caccia al voto ci fa vivere male. Ecco, noi grazie al cielo abbiamo gente che lavora bene, abbiamo bravi imprenditori, abbiamo ottimi impiegati, è il sistema, è la cultura proprio della politica che non funziona, ed ecco perché io continuo a rimanarla con questa faccenda che è necessario avere più riforma federale, perché più riforma federale succede che tu hai la concorrenza anche nella politica, capisci? Certo. Cioè, dire, se l'Abruzzo fa qualcosa e la Campania non la fa, e l'Abruzzo funziona bene e la Campania funziona male perché la stessa cosa viene gestita in due modi diversi, e tu nel sistema federale queste differenze le vedi, saltano all'occhio. Certo, certo. E quindi ecco che gli altri devono migliorare, perché si vede che è colpa loro se la cosa non funziona. Quindi sì. Perché mi piace la concorrenza? Perché lavorerei anche nella politica, e federalismo significa concorrenza, anche qui. Ecco, eh sì, sempre che poi però ciascuno non cerchi di tirare l'acqua al proprio mulino. Allora, senti come voglio concludere, che credo che sia di buon auspicio anche di riflessione per tutto quello che abbiamo detto. Ricordo, insomma, registriamo la conclusione che ha fatto il Fondo Monetario Internazionale di quella che è come dire la missione italiana. Alla luce delle difficoltà emerse, leggo proprio quello che ha segnalato il Fondo Monetario, negli ultimi mesi la crescita dell'Italia dopo l'impressionante ripresa dallo shock pandemico dovrebbe rallentare a circa il 2,5% nel 2022 e dell'1,75% nel 2023, stima Washington, segnalando che l'inflazione media annuale dovrebbe raggiungere il picco quest'anno al 5,5%, quindi leggermente in calo rispetto al dato che abbiamo oggi, ricordando le formidabili sfide, ecco qui quello che secondo me, poi ti lascio a te la chiusa, ricordando le formidabili sfide condivise con i partner dell'Unione Europea per i venti contrari da guerra e prezzi, il fondo invoca una strategia credibile per il calo del debito, riforme strutturali e piena implementazione del PNRR. A te, Giancarlo. Quindi tre cose, no? Calo del debito, questo è assolutamente fondamentale. Quindi
facciamo debito, debito buono laddove è necessario fare, perché è successo quello che è successo, ma l'obiettivo deve essere diminuire il debito, no? E rispettare tutte le tappe che ci siamo date per è ben chiaro, non è che l'Europa ce l'ha imposto, per rispettare il piano, e dobbiamo rispettarle. Quindi è possibile che le riforme strutturali che si chiedono, che sono ovvie, che sono logiche, non possano tardare. Quindi la legge sulla concorrenza è nel mese, e siamo nel mese di maggio, deve andare in Gazzetta Ufficiale. Io vorrei chiudere così, sì. E spero che ci vada davvero. Proprio perché è importantissimo, la concorrenza è la base di tutto, non solo nell'economia, ma anche nella vita. Voglio dire, tu sei lì che lavori perché sei brava, se qualcuno era più bravo di te, non c'eri tu, ma c'era qualcun altro, se il sistema funziona. Tu sei lì perché sei più brava degli altri. Se invece uno dice no, c'è lei, la concorrenza è vietata, tu potresti essere pessima, cattiva, non capire assolutamente niente e saresti sempre lì. Viva la concorrenza! Per esempio, le nomine vanno fatte non perché uno è di un partito o di un altro, non perché uno è cattolico e un altro non è cattolico, o che so io. Non lo fate perché sa fare quel lavoro lì ed è migliore degli certo, altri. Certo, certo. È così che bisogna campare e vivere in un paese civile, santo cielo. No, no, è un paese che diventa sempre più attrattivo e richiama proprio investimenti. Insomma, non è che proprio i passaggi sono ben chiari. È chiaro che se noi in partenza, per esempio, latitiamo anche sul fronte della meritocrazia, visto quello che stai dicendo e seguendo quello che stai dicendo, non arriviamo neanche all'ultimo, cioè al fatto che si investa sull'Italia, così, e quindi restiamo sempre in questo circolo vizioso. Vabbè, speriamo, Giancarlo, che dire, a me fa sempre piacere parlare con te perché è illuminante e comunque permette, a seconda delle varie poi ideologie e vari pensieri, chiacchierare in questo modo permette di riflettere su quello che ci sta circondando, quindi ci sentiamo presto e insomma ti ringrazio molto per essere stato con noi. E vedrai che il 12 maggio, non, il 12 giugno non va a votare quasi nessuno. Magari sì, ma poi anche sul referendum della giustizia. Senti, ci sentiamo magari, mettiamoci proprio un appunto, ci sentiamo dopo il voto, così facciamo un po' il punto, perché comunque ci darà l'idea di come gli italiani adesso guardano la politica e come si rapportano alla politica. Dopo il 12 giugno molto ci ritroviamo qui. Grazie Giancarlo Pagliarini, economista, già ministro del bilancio e programmazione economica, accademico, eccetera, eccetera, eccetera.